È un'Alfa Basket ritrovata quella che sabato pomeriggio al Palacatani ha regolato lo Iul Roma per 87-84 con un ultimo quarto esaltante che ha spazzato via le ansie di una squadra che spesso si è sciolta nei momenti clou delle sfide. Gli Atenei cominciano bene aggiudicandosi il primo parziale per 24-20. Nella prima fase di gioco l'Alfa difende bene ma dimostra alcune sbavature in fase offensiva. Ad animare il gioco etneo è il solito inesauribile Sirakov che trascina i padroni di casa con tutto il repertorio di cui dispone fino al 43-40 della pausa di metà gara. Al rientro in campo i romani provano a spingere trovando il sorpasso con Maresca che firma il 54-55 per gli ospiti. L'equilibrio della sfida potrebbe rompersi qualche minuto dopo quando due triple capitoline stoppano l'allungo catanese e stabiliscono il 60-63 a meno di due minuti dalla terza sirena. A riaccendere l'entusiasmo del pubblico catanese è un centro dall'arco del solito Sirakov, ma lo Iul risponde a tono con la tripla di Casale e il centro di Lestini per il 63-68 a fine tempo. Nel quarto periodo la sfida decolla in agonismo ed emozioni. L'Alfa risponde colpo su colpo ad ogni canestro ospite. La tripla di Maresca per lo Iul sembra poter indirizzare il match sul 77-81, ma Vitasadi e Provenzani riescono a trovare il pareggio immediato. Ancora un più 3 romano con Casale e ancora la risposta corale dell'Alfa con Vitasadi e Agosta a dipingere il sorpasso sull'85-84 che a meno di un minuto dal termine diventa 87-84 quando dalla lunetta Provenzani domina bene i nervi e fa 2-2. Per lo Iul Roma non c'è più tempo e i ragazzi di Coach Guerra possono finalmente esplodere di gioia. A fine partita il tecnico etneo sottolinea la valenza del successo. Allora, la classifica conta poco o niente. Noi dobbiamo arrivare preparati ai play-out, scusate la volgarità, ma per rompere il culo a tutti, a chiunque si troverà nella nostra strada. E per questo era importante vincere in questo modo, soffrendo fino alla fine, ma riuscendo a fare nei finali di partita le cose giuste, senza demoralizzarsi se magari alcune difficoltà si proponevano durante la partita. Quindi sono molto contento di questo e spero che sia un punto di partenza importante. L'Alfa rimane al penultimo posto, ma accorcia su Pozzuoli e sul Green Palermo. Il successo con lo Iul Roma è però prezioso più dal punto di vista mentale per una squadra che aveva bisogno di vincere un duello all'ultimo canestro per trovare la piena fiducia in sé e maturare magari la svolta necessaria in vista dei play-out.